Amici e amiche di Andrew Channel, bentornati. 14 aprile 1939, Hearts of Iron 4, Death or Dishonor. La Jugoslavia comunista ha annesso l'Ungheria. Ha iniziato un lungo, difficile, ma comunque tenace percorso di modernizzazione e di riarmo. E la Francia ha bannato il comunismo, mannaggia. Pan al Partito Comunista, quindi i comunisti francesi sono al 9% e ora Edouard Daladier è il sommo capo mondiale di tutta la Francia. In Italia il partito fascista è al 46%, mentre quello comunista è al 41%, quindi ci stiamo avvicinando a una situazione molto difficile in cui Mussolini potrebbe essere anche vittima di un colpo di Stato, se soltanto i sovietici mi aiutassero in questo, ma ovviamente non succederà. Se facessi un colpo di Stato, spenderei lo 0,5%. Vediamo un po', 0,5 daily until it reach 200 total e servono infantry equipment 8003 che non abbiamo chiaramente, giusto? Quanto infantry equipment abbiamo da qualche parte? Beh, abbiamo quello nuovo. Quanto ne abbiamo? Zero, non lo so, non riesco a capire. 2008, abbiamo un surplus, non ci posso credere. Scusate, dobbiamo dare tutti gli upgrade, ci servono 24.000 unità e ne abbiamo 2004, ok? Lasciamo perdere. Modifi government. Vediamo se possiamo utilizzare qualcosa che ci aiuti a livello di division training. No. Division speed più 10% non mi dispiace. Theorist, military theorist. No. Intanto abbiamo le macchine metalmeccanica avanzata. Sono curioso, ragazzi. Non so bene cosa fare. Division attrition più bassa. E qui andiamo a ricercare dove siamo con la Land Doctrine. Ok, stiamo già andando avanti. Sull'industria abbiamo già l'industria del 39, perfetto. La costruzione del 39 aspetterei. L'industria concentrata del 39 invece mi sembra importante, sempre per mantenere alta la preparazione, visto che ci servirà. Che focus abbiamo? Le brigate di alpini, ok, che miglioreremo, perché abbiamo molti alpini e sono ottimi nel combattimento, ovviamente nei Balcani, su colline, foreste, eccetera, ma hanno dei bonus. Ma la cosa più importante è che presto avremo un claim sulla Bulgaria. Dovremmo averlo il 14 luglio del 39. E visto che nessuno. Per un momento ho temuto che l'Italia stesse garantendo la Bulgaria, come fece lo scherzetto la Romania con lo UK, eh? No, l'Italia è entrata nell'asse. Ragazzi, l'Italia è entrata nell'asse. 15 giugno del 39 inizia la seconda guerra mondiale con gli italiani nell'asse, quindi nonostante il mio tentativo di portare i comunisti al governo in Italia è fallito, perché l'Italia è entrata nell'asse e ha dichiarato guerra, quindi alla Francia e alla Polonia, giusto? Vediamo. No, l'Italia non è ancora in guerra contro la Polonia, ma ci arriverà. Allora, fermi tutti perché adesso dobbiamo fare qualcosa di più utile. Io direi. Improve Serbian Rail Network in modo da poi avere anche un'università in più, quindi uno slot di ricerca in più. E nel frattempo ci prepariamo per attaccare la Bulgaria e poi la Romania, visto che immagino che lo UK sarà abbastanza in difficoltà. Quindi io magari me ne frego di quello che sta succedendo e inizio a fare un Justify World Goal, Conquer Banat. Ok, 38 political power in più ci serve, va bene, non lo possiamo fare. Io continuo a boostare il Partito Comunista Italiano. Voglio vedere cosa succede se arriva all'80%, cioè voglio proprio vedere. Perché l'IA non sta facendo niente per cambiare la sorte. Immaginatevi se nel 39 in Italia il 43% della popolazione fosse stata comunista e pronta a prendere le armi. 43%, mentre invece il supporto al Partito Nazionale Fascista è il 44%. Siamo proprio a un livello di parità assoluta e i popolari sono al 13%, quindi sicuramente non si frapporranno tra comunisti e fascisti. Non so se adesso che Mussolini è nell'asse, non so se sarà possibile fare qualche cambio di alleanza, non credo proprio, ma lo scopriremo presto, ragazzi. Intanto abbiamo divisioni che non hanno un assegnamento e quindi le dobbiamo assegnare. Ma non è difficile. E abbiamo free civilian factories. Iniziamo a costruire delle military factories, per favore.
adesso andiamo avanti soltanto a military factories perché dobbiamo migliorare la produzione militare. A civilian siamo a 45 e non è affatto male. Mechanics Offensive, che cosa ci dà? Più 10% al breakthrough. Potrebbe essere una buona idea quella di iniziare a costruire quindi delle macchine, se soltanto avessimo la possibilità di farlo. Allora, iniziamo ad abbassare la produzione di artiglieria e iniziamo a costruire le divisioni motorizzate che ci servono. E ci serve anche in questo caso acciaio e gomma. Fermi tutti perché qui si entra in guerra contro la Bulgaria. Facciamo una cosa, visto che questo velocizzerà la costruzione. Gomma si può chiedere all'Unione Sovietica? No. La gomma si può chiedere agli olandesi, ai francesi. La chiediamo ai brasiliani. E che cos'era l'altro che ci serviva, scusate? Steel. Vabbè, questo lo chiediamo sempre ai sovietici. Ok, non abbiamo più problemi di risorse. Siamo pronti a dichiarare guerra, ragazzi, conquista. Chiamare gli alleati, no. La Jugoslavia dichiara guerra alla Bulgaria. E qui io credo di non dover fare moltissimo per vincere, perché dovremmo avere una superiorità numerica schiacciante. Quindi iniziamo a creare delle sacche, volendo, in modo da distruggere le divisioni senza fare delle operazioni kamikaze. I sovietici mandano sempre 3 divisioni ad aiutare, va bene, perché no? Precisiamo 4. Come sempre cerchiamo di circondare Sofia e poi cerchiamo di prendere il controllo. Voglio prendere il controllo di questa provincia a nord di Sofia, per poi prendere i carri da soli, portarli ancora a nord velocemente. Niente, allora a questo punto anche le divisioni di montagna vanno a supportare. E quando abbiamo chiuso queste 2 divisioni le distruggiamo. E siamo già a nord di Sofia praticamente, quindi... Ok, tutte le forze mai schiacciate. Ok, è andata. Si stanno tutti distribuendo a nord, questo mio attacco a nord li sta sbilanciando molto. Questo significa che a sud sono estremamente scoperti, quindi noi iniziamo a spingere anche a sud adesso. Varsavia è caduta, ragazzi. Ok, la Polonia è capitolata molto presto. Ed è luglio. Siamo molto siamo avanti rispetto alla storia. Quindi molto presto il Reich andrà ad attaccare la Francia. Pausa. Voi che siete circondati adesso siete veramente nella merda. Ok. Nel frattempo siamo praticamente pronti a circondare ancora di più Sofia. E qui abbiamo distrutto a nord gran parte delle divisioni che difendevano, quindi il fronte è ancora più ridotto e siamo praticamente in una buona posizione, diciamo così. Aspettiamo che tutti gli uomini si rimettano lungo la linea del fronte. Stiamo perdendo sempre uomini, purtroppo. Ok. Qui diamo l'obiettivo di tagliare completamente la Bulgaria, rapidamente di arrivare al controllo delle città che si trovano sul mare... oddio mio. Non ce la posso fare. Oh, aiuto. Ho un vuoto. Il Mar Nero, grazie. E qui forse c'è una lingua di terra che possiamo sfruttare per mettere la città, la capitale, in una posizione di isolamento e quindi poi assediare la capitale senza troppi problemi. Ok, intanto vedete che i carri stanno arrivando stanno correndo verso la città di Varna. Questo farà sì che il fronte...
Il fronte bulgaro sarà molto ampio a nord e quindi potremo schiacciare la città, la loro capitale, facilmente. Ok, andiamo un attimo sulle armi. Io direi research le armi leggere da supporto. E qui possiamo fare un'operazione a tenaglia adesso molto molto facile. O almeno penso. In realtà è facile, ma non è così facile come pensavo. Pensavo che fosse più rapida. E adesso creiamo una sacca di due province, ma questo ci permetterà poi di... Abbiamo isolato completamente la capitale nemica, ergo attacco totale, e speriamo di vincere e di prendere il controllo di Sofia. Varna invece cadrà molto presto, quindi con Sofia e Varna la Bulgaria non dovrebbe essere più un problema per noi. Intanto abbiamo gli ospedali da campo, questo va molto bene. E volevo vedere se potevo a questo punto sbloccare il miglioramento alle truppe di montagna, che era quello, era il mio obiettivo, no? Ok, abbiamo il controllo di della Bulgaria. E quindi possiamo fare Take All States. Enter, done. In questo modo praticamente con Jugoslavia ci siamo presi il controllo totale della Bulgaria dopo l'Ungheria, e quindi la nostra espansione continua. Adesso rimane la questione romena. La Romania è difesa comunque dallo UK. A me interessa relativamente poco, e quindi inizio a fare claim su Banat. Assolutamente. Intanto continuiamo a mettere le truppe all'interno della nostra, del nostro esercito, e a questo punto andiamo a circondare completamente la Romania e a mettere già un piano di invasione. Questo significherà dichiarare guerra allo UK, e c'è da sperare che l'asse i bastoni, perché altrimenti sarà abbastanza difficile. Ok, free military factories, assolutamente tutte in armi leggere, tutte. Guardate quante cacchio ne ho, tantissime. Free dockers li mettiamo tutti nelle nostre, anzi scusate un attimo, però forse una buona idea potrebbe essere anche quella di creare più motorizzate. E adesso andiamo dai nostri amici che ci danno l'acciaio, Soviet Union, e ne chiediamo di più. Cos'altro ci serve? Oil, steel. Quindi steel ancora. Il Lussemburgo è capitolato, ok. E ci mancherà soltanto l'oil adesso. Ok. E lo andiamo, iniziamo ad importare anche il petrolio dall'Unione Sovietica. Quando avremo la Romania non dovrebbe essere più un problema. Focus. Università di Belgrado da espandere, benissimo. Settembre del 39, ragazzi, ci siamo espansi abbastanza, ma non basta, non basta. Intanto l'Italia adesso è in guerra perché vedo le battaglie contro la Francia, assolutamente. E abbiamo un partito fascista del 43 e un comunista del 44. Quello che potrà succedere non lo so, ma potrebbe essere una dura botta per l'asse se l'Italia implode adesso, oppure no, non lo so. Non lo so, perché se la Francia implode, poi il Reich è abbastanza potente. Abbiamo ancora dei problemi col petrolio. Santa pazienza, ragazzi, ma... Ah, perché non deliver un cazzo, close. Quindi, dov'è? L'importo di petrolio. 112, quanto ce ne serve? 4. Riproviamo. Non dovrebbero servire convogli. Boh. Ok, intanto qui abbiamo il closer support che dobbiamo iniziare a costruire. E vediamo se posso potenziare le dottrine. Soft attack più 5%, hard attack più 10%. Hard attack. Deliver 8 di 8. E ce ne serve ancora 4. Avrò fatto qualche errore nel cliccare sull'export prima, per forza.
E va bene. Improved equipment di livello 2. E andiamo avanti. Stiamo potenziando tanto tanto la fanteria e l'industria e stiamo costruendo tanta fanteria, quello che possiamo permetterci. Adesso abbiamo una base industriale di 58, comunque con quella bulgara siamo cresciuti notevolmente. E mi aspetto di continuare a crescere. E adesso metto, voglio un edit della motorizzata. Allora, adesso la motorizzata, fatemi un attimo guardare. Combat Width 12. Non bisognerebbe mai superare il 20, mi è stato detto. Se io adesso facessi remove, qui ne aggiungiamo uno. E qui aggiungiamo un carro leggero. No heavy, light. Abbiamo un combat width di 10. Meno difesa, meno soft attack. Però siamo molto rapidi. E mettiamo gli ingegneri. E basta. Mi piace molto come divisione. E li metterei qui il fulminino a motorizzata. Save. E inizierei a fare train di motorizzata. Location, sempre Belgrado. Infiniti. E sì, mi piacerebbe avere. Oh cazzo, l'Olanda adesso è in guerra. Mi piacerebbe avere. Iniziare ad integrare le divisioni di motorizzata. E qui continua a dirmi che mi serve petrolio, nonostante io. Ma adesso ho capito il motivo, perché sono un po' uno scemo. Perché io confondo il cromo con il petrolio, che ha un'icona completamente diversa. E adesso è tutto molto più chiaro. Quindi ho fatto questo errore negli ultimi episodi. Vi chiedo scusa se ve ne siete accorti e me l'avete detto, ma ovviamente non ho letto i vostri commenti. E adesso sicuramente non ho più il problema. È il cromo quello che io ho in abbondanza, non il petrolio. Ah, santa pazienza. Ok, va bene, rinforzi, cosa ci serve? Light tank, upgrade, cosa ci serve? Light tank, infantry. Quindi direi di smettere di potenziare l'artiglieria e cercare di dare un po' un boost ai light tank. Ottimo. Anche se comunque vedete che il mio esercito, in confronto a quello romeno, è più scarso. Cioè, i romeni hanno un esercito molto più forte per ora. I turchi? Boh, punto di domanda. La Turchia per il momento è garantita dalla Romania. LOL. Se riuscissimo a sconfiggere la Romania, poi potremmo pensare ad un attacco alla Turchia per espanderci ancora di più. Anche se poi la Grecia completerebbe la grande opera della grande Jugoslavia, però non so, non so, non so ancora. Diamo un'occhiata all'Italia, velocizziamo a 5 perché adesso devo semplicemente aspettare e tirare un sospiro di sollievo nella speranza che lo UK capitoli così io posso attaccare l'Armania. Oppure posso provare a fare uno stage a cope, ma aspetto, adesso il Partito Comunista ha la maggioranza relativa. Quando il Partito Comunista arriverà al 50%, proverò a tentare un colpo di Stato in Italia. Vediamo se la cosa funzionerà. Però la Francia sta letteralmente implodendo, come ci si aspettava, chiaramente. E molto rapidamente perderà. Noi continuiamo le nostre divisioni. Che cosa manca? Manca di tank. Ok, abbiamo l'Università di Belgrado, quindi uno slot di ricerca in più, ottimo. A questo punto andiamo sull'engineering, computing machine, che dovevamo farlo già da tempo, e direi di iniziare. Vabbè, radar station in realtà mi interessa molto poco. Companies. Scusate, miglioriamo gli ingegneri, che comunque li abbiamo assegnati a diverse compagnie. E qui abbiamo un nuovo focus, ok. Central Management, Factory Output più 5%, non male. Serbian Steel migliora l'acciaio, più 16 punti d'acciaio, questo ci potrà ridurre l'import dall'Unione Sovietica, è ottimo. E sono veramente curioso di vedere cosa succederà poi con l'operazione Barbarossa, con i Soviet, se i Soviet cadranno oppure no, perché se i Soviet cadono poi il Reich attaccherà la Jugoslavia, o magari lo farà addirittura prima. Tanto è caduta una cartelletta, ho avuto un infarto, vi chiedo scusa. Se avete sentito un pam.
La Romania ha un valore inestimabile soprattutto per una cosa, ragazzi. Pausa, perché finisce l'episodio, ma 70 unità di petrolio. Se mettiamo le mani su questo possiamo iniziare a costruire carri e fanterie motorizzate, possiamo mantenerli senza problemi. E caspita, se sarebbe utile, veramente. Però non sarà semplice. Nel frattempo vediamo quando posso attaccare. Manca poco, il 21 marzo del 40, mancano pochi mesi. Speravo di avere già della motorizzata dalla mia parte, ma non penso. Vedete che comunque 19, 12 contro 12, 14. L'obiettivo potrebbe essere quello di creare una forza di una task force, direi, di fanteria leggera con un altro capo, scusate, un altro generale di 4-5 unità, però di motorizzata, cavalleria e carri, e tirarli dritti verso Bucarest, in modo che si cerca di forare Bucarest e di ottenere subito il controllo della capitale nemica per dare un colpo forte, e poi cercare di prendere il controllo di tutto il mare, in modo da creare, insomma, cercare di isolare la Romania. Se così facciamo, poi riusciamo ad annettercela, altrimenti non lo so. Io però vi ringrazio per essere rimasti con me, spero che l'episodio vi sia piaciuto e vi do appuntamento alla prossima.